Benvenuti, siamo tornati sul nuovo video di Clash Royale, qui sul secondo canale. Provenite dal primo canale, siete già iscritti al secondo, grazie infinite. Andiamo a vedere un paio di commenti che mi avete lasciato. E questo è il commento che voglio leggere oggi. È un bel commento, così riesco un attimo a spiegarvi perché faccio così. Prometheus, Oci, ho una domanda. Ma perché ogni partita, nei primi 30 secondi, ci sia sempre questa la surrendo o a counter? Quando di fatto non è vero, secondo me dovresti avere più fiducia nelle tue capacità e stai certo che l'opponent sbaglierà almeno 2-3 volte a partita. Vabbè, questo lo dici tu, non è detto. Un abbraccione. Allora, dato che probabilmente chi non ha capito perché faccio così, probabilmente è nuovo e non mi segue da un po' di tempo. È una cosa mentale mia, già l'ho detto più di una volta, non è che mi voglio lamentare, sto piangendo, non sono capace. È un meccanismo che ho io per dire, ok, questa la perdo. E dentro il mio cervello partono un sacco di ingranaggi che mi permettono di dare il meglio di me. È una roba che parlo con me stesso. Io quando faccio i video di Clash Royale, spesso e volentieri parlo con me stesso. E voi sentite i miei pensieri. Quindi quando dico, no, è persa, no, è un modo per caricarmi. Tutto qua, quindi ecco spiegato questa roba qua. Comunque mi fa piacere che avete commentato. Grazie mille per tutti, mi piace. Se volete anche voi finire come commento o mi chiedete qualcosa di particolare, una domanda bella, o semplicemente un saluto, e con un poco di fortuna prima o poi anche voi apparirete in un mio video. Allora, io vi ricordo che questa sera saremo live sul mio canale YouTube, dove probabilmente, sicuro, alle 21:15, 21:30 dovremmo fare Clash Royale. Se ci siete facciamo anche i tornei, bla 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 bla, anche perché ho visto che sul secondo canale apprezzate tantissimi video lunghi dove casto e dove gioco, quindi io vi aspetto. Allora, non so se avete visto sul primo canale, ma stiamo giocando le Golem SK Nightwitch Rage, ok? Questo è il deck, abbiamo fatto qualcosina di carino, andiamo a fare le nostre partite belle gagliarde, quindi anche sul primo canale, ragazzi, trovate il video che è uscito con questo deck un po' particolare, perché no? Un bel po' particolare, se mi permettete. Ok, di solito mi lamento sempre quando non vado contro, però questa volta mi può andare bene. Mortaio per l'opponent. Sarà difficilina, ragazzi. Facciamo così. Che secondo me ha un sacco di valore questa roba qua. Secondo me ha veramente tanto tanto valore. Peccato su tutta la linea. Lui non dovrebbe farmi passare. Però effettivamente ve lo dico, cioè lui non dovrebbe farmi passare in questa partita qua, raga, eh. No, non credo proprio che lui mi possa far passare. Sapete, non credo. E come me lo difendo io sto mortaio, raga? Domandina per voi. Le frecce? Ma sì, forse l'unica cosa che effettivamente mi poteva dare una mano gigante è questo. Però quanti secondi sono passati? Sono passati più di 30 secondi. Io penso di averla persi, cioè proprio di averla persa totalmente. Secondo me. Come faccio? E come faccio, raga? Ma non posso farcela. Cioè qui è da prendere schiaffi, punto e basta, e da attendere. Qui è da prendere schiaffoni e attendere, raga. Cioè, capito? Boh, penso che sia l'unica cosa che effettivamente... Io spero che sta roba qua mi abbia dato una manina, perché non lo so, vediamo un attimo. La torre l'abbiamo fatta, ma semplicemente perché noi, io, quando faccio, bella sta fireball, quando faccio, regà, devo perdere la torre, effettivamente c'ha sempre un senso. È una cosa un po' difficile da capire, me ne rendo conto. Però sì, lo so, raga, i danni arrivano, ma che non lo so, lo so perfettamente. Lo so perfettamente, ragazzi. Io farei sicuramente così. Sicuramente farei così.
Però posso essere stato bravo a fare quella decisione lì, raga. Ma quando mi tirerà di nuovo, non lo so. Non lo so, raga. Sembra molto forte questo deck contro di me. Allora qua per esempio devo fare per forza così. Mi dispiace, raga. Ci ho provato con tutto me stesso. Dai, non si può dire che io non ci abbia provato. Questa è una cosa sicuramente da concedermi, no? Almeno l'averci provato, come potete vedere. Non è che vi dico tante cavolate, raga, eh? Che l'opponente ce n'ha veramente tante verso di me. Ai ai ai. Finita, ragazzi. Ci abbiamo provato. Inutile dirlo. Io sono contento così. Un cycle deck dell'opponente molto counter da parte contro di noi. Era molto counter, raga. Mortaio, poi se lo sai giocare bene, lo lasci là all'opponente. Con tutto che comunque avevamo liberato una torre. Però avete visto, per liberare una torre ho dovuto sacrificare una mia torre, quindi un costo molto alto. E non potevo ripetere l'operazione perché non si poteva più fare. Fireball difficile da gestire, in più mi lagga. Non male, non male Clash Royale, non male. Vedo che comunque i problemi con i server continuano a esserci. Va bene, perfetto. Perfetto, perfetto. Di nuovo moschettiere. Torre bombardiera. Ora moschettiere, torre bombardiera. Raga, ma io non posso giocare. E quello è il problema. Io adesso non posso giocare, raga. Abbiate pazienza, ma non posso veramente giocare. Io posso perdere tempo. Posso fare tutte queste cose belline. Lui mi ritirerà un'altra volta una torre bombi. E io piango. Però sto giro mica male, eh. Vai, guarda, quegli scheletrini sono fondamentali. Guardate gli scheletrini. Sembra poco, ma guardate che gli scheletrini hanno giocato molto bene. Non è riuscito a tirare la torre bombardiera per un motivo o per un altro. E questo va bene. Però anche qua l'opponente comunque ne ha di più di me. Cioè, non è che me lo devo inventare io. L'opponente ne ha più di me. Raga, però se lagga poi... Se lagga prendo una hit ed è fatta. Torre bombardiera qui godo, eh. Cioè, qui è un attimo... Un po' da godimento, secondo me. Forse non era necessario... Oh, secondo me sì, era necessaria la sfera infuocata. Secondo me sì. Perché lui tirerà il domatore là, no? Ma non tira il domatore là. Le grandi... Io sapete che c'è. Io non voglio difendere. Non voglio difendere perché qua stiamo parlando di una cosa più o meno come quella di prima. Secondo me. Infatti c'avevo ragione, però proprio non gli ho potuto fare niente, raga. Cioè, con tutto che avevo ragione. Non so, questa mi pare un po' too much. Non lo so, raga. Che vedevo di... Che vedevo di... Mi pare molto, molto simpatica la situazione. Non so se... Se ve ne siete accorti. Dai, raga, inutile dirvi che abbiamo giocato... Cazzo. È l'unica carta che mi è venuta in mente di giocare è stata quella, raga. Abbiate pazienza. Non pensavo mai... Mamma mia, i danni. Non. Peccato. L'unica, raga, nel dubbio ho detto giro un golem. Però pure qui, raga, non potevamo fare niente. Vi dico la verità. Mo perché vi ho promesso che utilizzavo questo deck qua? Perché, raga, andrebbe cambiato. Cioè, purtroppo questo deck... Allora, raga, io voglio giocare questo deck qua. Ma porca miseria, perché io capisco...
vi ho fatto due partite, ma fidatevi, non è proprio un momento di questo deck, o almeno dove gioco io, perché alcune persone, non so perché, non hanno capito che il matchmaking varia pure in base a quali scalini o a quali fiocchi stai, per un motivo o per un altro. Ci sta. Però fidatevi, guardate, adesso io ho cambiato già deck e il gioco già ha ricambiato. Mo ha messo la mongolfiera, che forse sulla mongolfiera siamo anche un pochino counter, forse. Mo bisogna vedere che cosa succede qua, che cosa dirà lui. Perché lei comunque sotto mi va. Valkyrie anche non mi sembra male. Non mi dispiace, non mi dispiace, non mi dispiace. Arciere magico. Ma non so, non saprei. Non saprei. Tornado bellissima. La tornado non posso dirgli niente. Purtroppo mi lagga ancora. Tornado molto molto buona, raga. Però 3 hit le facciamo. No, 2 hit. Però già meglio, no? Non so se notate. A me sembra comunque già meglio. Secondo me possiamo fare un bel attacco. Dato che lui ha tirato quella, ipoteticamente. Già. Molto forte, molto forte. Però la sfera infuocata, raga, non la posso tirare sopra là. Dobbiamo capire un paio di cose, raga. Dobbiamo capire veramente un paio. No, ma i tre moschettieri non credo che l'opponente li ha. Non credo. Mo ne tirerà un'altra. Ma a me va bene. Lui ha la tornado, che è molto molto forte. Lui ha la tornado, che è molto molto forte. Quindi io devo fare sicuramente questo. Sicuramente questo qua. Sicuramente questo qua. No, non t'avvicina, non t'avvicina, non t'avvicina, non t'avvicina, rimortacci. T'avvicina. Sta lontano, sta lontano. Sta lontano, sta lontano, sta lontano. Se no mi fa danno da. Hai capito, no? Mannaggia a te, stammi lontano. Ok, Valkyria ci può stare. Io andrei a rifare di nuovo questa roba qua. E la roba deve essere uguale a prima, raga. Se faccio così tolgo la Valkyria. Se faccio così mi porto questo qua. Ok, non mi dovrebbe prendere. Ok, ottimo. Beh, abbiamo non difeso, però ok, proviamo, dai. Proviamo, dai. Non credo di essere riuscito, purtroppo. Sì, invece. Ma sapete che non lo so. Sapete che non lo so. Oddio, questo attacco qua potrebbe essere effettivamente molto buono, eh. Proviamo così. Proviamo così. Ragazzi, qui sono proprio azzi amari. Perché è l'unica cosa che mi viene in mente in questo momento. Fare così e così. L'unica cosa. Già, perché sennò avevo perso. Lui aveva un attacco devastante, raga. Se si proteggeva centrale, forse non la raccontavo. Sono stato bravo io ad attaccare centrale e a bypassare l'attacco che stavo ricevendo sotto torre centrale. Però tra il dire e il fare, e ripeto, io comunque Clash Royale lo faccio live perché mi piace e mi piace intrattenervi. Ma calcolate che tanto il mio range di fiocchi, raga, è questo. Non posso puntare a fare qualcos'altro, raga. Qui stiamo. Qui stiamo. Non credo di poter fare niente di più di quello che già non stiamo facendo. Dragon Infernale secondo me si può tirare questo, contro questo qua. Secondo me. E secondo me si può tirare anche una Fireball. E vediamo, lui si deve difendere in qualche maniera. Ok. Ok. Diciamo che allora quello ce l'hai. Va bene. E quello ce l'hai.
A noi, va pure bene. Io provo a fare la mega combo, mega galattica, incredibile. Dove trovarla e perché trovarla. E madonna mia, cosa incredibile. Però credo che mi sia morto tutto, raga. Cioè non credo di raccontarla minimamente. Non credo. Possiamo fare sicuramente così. Eventualmente. Boh, secondo me è meglio di così. Mi potevo difendere da questo attacco qua. Non credo. Provo a... Ok. Che se mi tira il drago elettrico e lo stregone... questo è forte. Altro che... Questa è fortissima. E non la racconto. E come vi ho detto, tanto il range è questo. Vinco una, perdo una, vinco una, perdo una, raga. Come lo batto lui? Non lo batto a meno che l'opponente non mi tira il Gran Cavaliere. Cioè, se l'opponente mi tira il Gran Cavaliere, allora posso. Ma se mi tira il Gran Cavaliere sopra tutte quante le unità, è persa. Un po' bruttino così, Così ammettiamolo, raga. È un po' brutto. Purtroppo non ci posso fare niente, lo sapete perfettamente. Non... Esatto, capito? Cioè, anche se io mi invento veramente la roba più stratosferica del mondo, ma comunque mo lui mi fa un attacco gigante, raga. Mi fa un attacco gigante, mi fa. Non pare sicuramente così. Che faccio, raga? Che faccio, raga? Troppo più forte. Troppo più forte, raga. E fate finta che per assurdo forse, ripeto, forse quella torre va giù, ma non è detto. Ma non è assolutamente detto. Infatti non è andata giù. Raga, ma io che faccio? Posso cavare, posso fare. Beh, quella è giusta. Quella è giusta. Ma qua l'ha fatto vincere il Gran Cavaliere a lui, raga. Vabbè, anche lo stregone elettrico. Diciamo che l'opponent ne aveva. Ne aveva fiottoni. Quindi in questo momento io mi trovo nel classico limbo. Vinco una per una. Che per assurdo ci può pure sta, perché alla fine uno non scende mai. Però automaticamente vi garantisco che tra poco comincerò a scendere. Quindi mi troverete alle cose. Vedete che lagga quando c'è tanto caricamento nel menu principale, vuol dire che comunque laggono i server. Quindi che vi devo dire? Vabbè, ma se le mie abilità sono queste, raga, me ne farò una ragione. Non c'è niente di... cioè, nel senso, ci sono cose ben migliori a cui aspirare nella vita, secondo me. Però era per dirvi, no? Questo ci può stare. Se ci ammastino lavico un po' di male, glielo facciamo. Vediamo. Vediamo. Non credo di riuscire a farlo. Ella è tosta. Ella, diciamoci la verità, è tosta. Come me la cavo qui? Nel miglior modo possibile. Penso di averlo fatto. Penso di averlo fatto. Barbari. Sì, uno dice, vabbè, ma tu c'hai la fireball. Sì, ok. Ma magari voi non valutate quanta roba io in realtà ho da tirare per fare un attacco decente. Perché voi direte, tiragli quella là. Ok. E poi sui barbari che gli tiro? È qua che c'è l'inghippo. È qua che io vi voglio. Però secondo me qua, regà, gli famo un sacco di danno. Io mi terrei quasi quasi la fireball. No. Però secondo me ha un valore gigante questa, regà, perché... Esatto, perché lei la... Aia. Penso di non raccontarla, ragazzi. Non la racconterò mai. Non la racconterò mai. Ma mai nella vita, proprio. Io così, regà, è un modo che ho per cercare di fargli più danno possibile e togliergli più truppe possibile. Peccato, perché... E noi facciamo così. E dai, ti prego. Ok. Non credo che ci sia tanto da dire qua. Eh no. Dovevo pensarci prima. Vabbè, però ragazzi, neanche me posso massacrare mentalmente nel dire, ah, però tu ci dovevi pensare. Cioè,
Può essere anche vero, però... Raga, io devo per forza fare la mia combo spietata e dove trovarla qui. Non posso fare nient'altro. Sì, ok, bravo me. Bravi tutti. Complimenti. Potevo forse giocare meglio questa partita, sicuramente. 16 secondi. Riusciamo a fare qualcosa? Ma non credo. Non credo, raga. Va bene, ci sta. Poi, stranamente, sto trovando tutti sti golem. Potevo farcela, forse. Ma per fare il mio attacco, che magari lo faccio anche sbagliato, ed è qui che adesso noi torneremo indietro, raga. Perché voi dovete guardare come cambiano le carte che ho contro. Cioè, è semplicemente quello, raga. Dovete guardare come cambiano le carte che ho contro. Perché Mastino Lavico, in questo momento, non credo che ci posso fare niente. Questo è il mio deck solito. Provo a utilizzarlo per poter recuperare un paio di partite. Ma no. Guardate come cambiano i matchup, raga. È incredibile. Cioè, sta cosa è incredibile. Vabbè, poi delle volte hitta, delle volte non hitta. Va a capire. Comunque è italiano lui. Ok. Un paio di hit le facciamo. Moschettiere molto forte. Fortissimo moschettiere. Che mi va a hittare anche quello, se per quello. Facciamo così, va. Vediamo se... Bello che abbiamo fatto qualche danno. Però... Facciamo così. Facciamo così. Non so quanto sia stato forte, eh. Peccato che il moschettiere, raga, è incredibile. Allora io a sto punto mi prendo 2 hit. Sì, 2 hit. Fireball lui l'ha tirata. Facciamo così. Devo fare per forza il mio attacco. Non è che posso fare niente. Non mi posso inventare niente. Drago elettrico purtroppo non lo gestisco. Ma vedete che c'è. Io farei anche questo. Ma che danno lo facciamo sicuramente. Moschettiere molto molto forte. Ok, pipistrello grandissimo. Vediamo un po'. Lui ha fireball, ma... Oh, comunque una hit la tira uguale, oh. Ma è incredibile. Comunque, mi sa che ho capito, vanno tirati un po' più centrali. E allora, forse... Io, raga, non so se continuare a difendermi sulla sinistra. Secondo me, sì, dovrei. Ci può stare come attacco. Cioè, pure come difesa. In realtà ci sta tutto. Lui mi rimane un po' soggetto alle mie ire. Alle mie ire. Vediamo un po'. Fireball ottima. Purtroppo non ce l'ho, ragazzi. Ottimo. Ottimo. Era un problema se lui avesse tirato giù quella torre. Probabilmente non gli sarei più riuscito a andare sotto. Probabilmente. Molto probabilmente. Ve l'ho detto, raga. Adesso veramente... Quante volte veramente ho detto? Proprio tantissimi domatori. Dove trovarli con questi caricamenti infiniti? Chissà perché Clash Royale. Eppure sono anni che c'è Clash Royale. Sto giro c'hanno problemi di server. Siamo ritornati. Vorrei rifarmi una vittoria. E sarei quasi contento. Io so che voi siete contenti quando faccio così. Perché ricevete un botto di minuti in più di Clash Royale. Me ne rendo conto. Sono contentissimo, anzi. Golem di Elisir.
tanto la gente non gioca. Devono fare i tryharder, devono fare quelli che... Oddio, sto moschettiere, oh. Ma che è adesso pure un moschettiere? Vabbè, saranno pure pieni dei moschettieri, saremo pieni. E devo fa. Questa è molto buona in realtà. Sapete che secondo me... Secondo me... Ha senso un botto fare così. Perché mi sa che lui... Esatto, perfetto. Vedete che c'è? Perché io faccio così. Non dovrei avere grandissime problematiche qua. Però loro sono abbastanza inutili. Dico la mia. Esatto, per questo. Però pure quello gli dovrebbe diventare quasi inutile. Perché io tiro la mia guaritrice. Ok? Quindi tirando la guaritrice, finché lui non mi tira scintilla, io sono contento. Sappiatelo. Sappiatelo. La mia tornado dov'è quando serve? La mia bellissima tornado, ragazzi. Non lo so, quella furia non è servita né a Mammata e né a Patata. Però... lui se la gioca bene, raga, eh? Lui se la gioca molto bene, io ve lo dico. Loro per fortuna gli fanno un male a lui straordinario. Questo c'è da dirlo. Però lui ce l'ha, eh. Moschettiere, se gli muore ritorniamo sempre al solito discorso di prima. Io c'ho guaritrice guerriera. Non credo che lui possa fare un attacco congiunto molto forte qua. Quindi gli rimarrà... Sapete che c'è? Senza problemi proprio. Senza problemi. Si va... si va a fare così, ragazzi. E si va anche a fare così. Quindi sei a me. Qui, qui potrebbe essere rischioso. Esatto. Però... vediamo un po', eh. Io lascio la torre di sinistra, ve lo dico. Non posso fare nient'altro. Posso fare nient'altro. L'unica cosa che potevo fare, raga, ho detto. Molto difficile, se posso dire. Uff. E con tutto non credo assolutamente di vincerla. Riesco a prendere danni, sì. Ok. Secondo me lui mi ha sotto scacco. Perché la fireball sua è troppo forte, raga. Veramente fortissimo. Lui mi attaccherà... Ok, non lo so. Questo è un po' particolare. C'è da capire un attimo... Esatto, facciamo così. Devo fare per forza così, raga. Se riesco qua, bene. Se no, moriturim te salutam. Ok, perfetto. Sono stato molto bravo. Mamma mia, raga. L'ho dovuto fare per forza così. Tirare i barbari alti è stato voluto. Tirare i barbari alti difensivi a destra è stato voluto perché mi dovevano rimanere in vita per togliere tutto il resto. Perché poi sapevo di tirare un e-golem difensivo. E questa è una bella partita. Questa è una bella partita. Questa sono molto contento di avervela fatta vedere. Sì. Decisamente, decisamente. Comunque... fin quando facciamo sopra sotto, sopra sotto, sopra sotto, mi può anche stare bene. Vi voglio bene, al prossimo appuntamento. Ciao, fischie.